Salve ragazzi, bentornati al mio canale. Oggi faccio un gameplay che di Dota 2. Facciamo il mio eroe preferito, questo Uska. Vediamo anzitutto, vediamo che cosa sono le abilità di questo eroe. Il primo abilità, diciamo, fa scappare i nemici e lo danneggia pure, e i nemici non possono attaccare. C'è questo segno che non può attaccare, adesso può attaccare. Ok. Il secondo abilità diventa un'abilità passiva cliccando a destra. Succede che il nemico, ogni danno che dai, auto-infligge il danno, diminuisce anche loro, cominciano a bruciare nel tempo. Il terzo è molto interessante, aspetta, molto diverso. Il terzo, quando c'è poca vita, lo aggiungi. Questo terzo comincia a guarirsi da solo. Guarda, sta guadagnando da solo e la sua velocità di attacco è velocissima. Più è poco vita, più è veloce. Guardate, cioè, così veloce non esiste. Questo è, fa vedere l'ultimo abilità. L'ultima abilità sacrificando un po' la vita a se stessa, lo toglie una percentuale anche adesso. Comunque questa è una kamikaze, diciamo. Vediamo i punti, le abilità che di solito come vengono distribuiti. Innanzitutto, di solito questa bruciatura e questa velocità vengono sempre cliccate prima. E poi c'è ultimate e l'ultimo questo. Allora, le abilità c'ha questo qua. A livello 10 abbiamo abilità con più 22, cioè 225 punti di salute o 15 danni. Di solito va più per salute, perché questo eroe, diciamo, è un kamikaze, quindi ha bisogno di tanto salute. E poi la seconda la scegliamo sempre a destra, perché la bruciatura comincia a aumentare, quindi è fortissimo. Questo eroe attacca qualcuno e poi si torna a casa, gli altri si viene bruciato, diciamo, più o meno così. La terza lo scegliamo la parte sinistra, perché ti dà una, questo ultimate ti dà la distanza, aumentando la distanza puoi zompare addosso da lontano. Invece l'ultimo, la citata d'attacco oppure l'altro? Sinceramente è meglio citata d'attacco. Ok, andiamo a vedere il gameplay che ho fatto io, che è stato un, che vi faccio vedere. È stata una cosa favolosa, diciamo, che è divertita tanto. Questo sono io. Uccisione sono 18, morto 0, assist 8. Guardate questa partita in 11 minuti e 30 secondi. Questo è turbo. Andiamo a vedere gameplay. Questo caso non l'ho scelto di secondo o terzo abilità. Ho scelto primo perché ci sta Meepo oppure gli altri eroi che ti si avvicinano troppo. Allora che fai? Lo allontano. Questo Rick è invisibile. Ok, ora vi faccio vedere. Ok, facciamo regia, no, telecamera libera. Io voglio vedere me stesso questo. Ok, innanzitutto io ho scelto la Prepare for corsia battle. centrale, cioè questo qua. Guardate mappa a sinistra, questa corsia centrale. Perché corsia centrale stai da solo, quindi nessuno ti toglie un parte di esperienza e soldi, quindi sei più veloce. Innanzitutto mi sono piazzato qua pensando, vabbè, questi eroi quali 30 seconds andranno to battle. centrale? Pensavo fosse Meepo. E poi ho detto, vabbè, andiamo a rubare moneta, perché qua ci sta la moneta sotto. Questa parte qua sotto c'è moneta. Io sono arrivato qua e vedendo la situazione, questi sono i nemici. Questo fa stun, questo ha messo cosa, naturalmente non lo vediamo. Qua c'è Ricky, che noi sapevamo che era The battle invisibile. begins. Qua stanno attaccando tutti, no? No, mi ha preso qua. Questo sapevo per morire. L'ho uscito prima, l'ho allontanato, così io sto tornato dietro. E sono andato a corsia centrale. Questo abbiamo scelto questo, abbiamo scelto questo qua.
questo qua è sempre il suo bracciale di Morrigan. Questo è fortissimo, è fatto solo per lui. Questo è un eroe di stanza che ha visto avvicinato, l'ho scaricato e l'ho mandato dietro. Ho mangiato una cosa, un ramo per la metà. Ecco. Questo si è avvicinato troppo. Ha preso la torre. Avevo fatto apposta di allontanarmi. Intanto ho scelto la terza abilità perché non mi mancava la vita. Così ho aumentato la vita. Adesso la strategia mia qual è? È questo qua, di avvicinarmi a lui e con il primo fargli tornare dietro. Così lui non mi può attaccare, io attacco io. La sua strategia doveva essere questo qua, doveva essere qua questo. E cioè questo mi distabilita, non posso utilizzare il primo. Io sono avvicinato. Fatto un boom. Primo sangue. Guardate, questo è proprio il classico partita di Muska. In questo caso, se i suoi aiutanti si avvicinano, io sarei morto perché ho poca vita. In questo caso, che cosa ho pensato? Ho poca vita, lo faccio avvicinare, mi vado là, faccio qualcosa. Guardate questo. Torno dietro perché so che lui sta bruciando. Lo sto provocando un pochetto. Così lui ha tentato di uscire. Ho fatto stunner così. Not for me. Praticamente sto a fare l'esca. Attaccare facendo che crede che sto per morire. Invece lui mi segue, io faccio con prima abilità, l'ho distabilito e lo ammazzo. Naturalmente sapevo che stava tornando, allora torno indietro. Perché qua lo vedi che sta rinascendo. Mi avvicino, ecco, lo attacco. Però c'ho il braccialetto. In questo caso che succede? Che ho visto che c'ha poca vita qua. Minuto 2 ci sta sempre una luna, o qua o sotto. Sono andato a vederla, mi sono caricato. C'ho il braccialetto, io ho comprato subito addosso, l'ho attaccato, l'ho ammazzato. Che succede? Che sta. Lui è ammazzato, però il toro mi sta comprando ancora. Allora abbasso questo braccialetto. Converte la forza in sangue, diciamo, momentanea. Comunque la vita, guardate, più 29 perché ho messo questo qua, la terza abilità massimo. Quindi meno vita c'ho, più vita guadagno, più velocità di guadagno. Praticamente questo l'ho ammazzato di brutto. Questo gioco è sempre questo, aprire e chiudere questo qua braccia del mondo, diciamo. 3, 2, 1, so che sta. Il territorio mi stava distruggendo. Cioè notate questo eroe. Questa sta in vita, non poteva scendere. Radiant's middle tower has fallen. Allora a questo punto io sono un po' addosso. Sto cercando di un paio addosso, però per lui è che scappa. Peccato. Ecco. Io non potevo vedere questa cosa, l'ho seguito. Questo scemo che è ritornato dietro. Io ancora con questo. Modicello. Quando c'ho poca vita attivo questo e cominciano ad aumentare. Poi li tocco e li basta. Ok, questa volta gli ho dato segnale qua. Appunto quindi sto arrivando, gli altri non stanno attaccando, quindi che faccio? Approfitto per guadagnarmi un po' di luci di questi, per fare un po' di soldi. E il minuto sta 4.47 e sto pensando, ok, a 5 qua ci sta una moneta, devo mangiarla, allora uccido questo e vado a mangiare moneta, uccido questi crabs, si può. I soldatini e vanno a mangiare 59. Ok, adesso gli ho lanciato segnale di attaccare questi. Proprio Uska sta arrivando, appunto. E questi devono capire. Ok, questo ha capito. Io sto da dietro. Praticamente ho fatto qualcosa. Questo l'ha avanzato.
bloccato, non potevo uscire. Stavo cercando tutti i modi di stare dietro. Al fine, cioè, rubato. Lui ha rubato 2 kg da me. Che succede? Qualcuno mi ha dato una vita questa qua. E non sei viva. Ok. C'ho questo qua che ogni volta fa 15%. Guardate, tutti di ben fatto, ben fatto. Però nel frattempo non hanno mangiato moneta qua, io stavo per non mangiare qua. E pensavo che anche qua fosse rimasto, dice qua hanno già mangiato. Ma che faccio? Faccio un po' di crepes e poi vengo qua sotto a aspettare il nemico. Questo si brucia da solo, muore, hai visto? Ok, stanno iniziando la battaglia, io ho ucciso. Inizia questo. No, ho finito. Ok. Radiant Tower is under attack. Questi altri di attaccare, in realtà non stanno attaccando. E sapevo che questo è invisibile, tipo così. Invisibile, non posso. Tutti ce l'hanno con me. Per fortuna su questi sto proprio tirando la mano. Però morivo qua. Ecco, questo qua, satanica, ti deve recupera 25 del danno. Quindi non c'ho più problemi del danno. Non c'avevamo la polverina per vedere nemico invisibile. Allora, vabbè, lascia perdere. Che succede? Io compro polverina. La polvere per vedere le cose invisibili. Io dico, non vedo più Ricky, per da segnare gli altri sono supporto, cioè io sono un carry, significa quello che va a ammazzare, supporto è quello che deve comprare, polvere e cose. Alla fine stavo attaccando qua, ho visto questa zona, ho detto vabbè, mi sono addosso, non l'ho visto niente. Questo era un po' pericoloso perché stava in distanza. Qua rischiato perché volevo attaccare questo e sono attaccato su questo. Adesso Radiant's top tower has fallen. In questo caso avevo paura di morire perché il Mipo, questo qua che si chiama Mipo, può chiamare 3-4. È come Naruto che sdoppiamento. Radiant's top tower is under attack. Io ho comprato la velocità di attacco. Questa povera per vedere. Sapevo che stava intorno, però non sapevo in che precisione. Quindi non ho sprecato la povera. Da solo. Cioè questa parte loro stanno attaccando. Radiant's bottom tower. Ci vedo io da solo che sto attaccando questa parte. Non riesco a raggiungere, torno dietro a togliere questo qua. Vittore. Ma sapevo che dietro c'è qualcuno. Compro ancora questo video che ho una velocità. Sono fatto su mia disabilità, quindi non sto dietro. Probabilmente non sto da peso a loro. Non c'ho problema. Comincio ad attivare tutte le cose. Attacco, tutto. Radiant's middle tower is under attack. In questo caso, Radiant's middle tower due mi stanno attaccando. Uno attacco. Questo sta aspettando. Attivo, disattivo. Ho ucciso 3 e da solo sto combattendo contro tutti loro. Radiant's bottom barracks has fallen. Radiant's middle barracks has fallen. Questo in 10 minuti. Radiant's middle barracks has fallen. Questo è il supporto. Se come vedete c'ha guardiani che non l'ha messo qua. Radiant's middle tower is under attack. Io sto comprando tutti tramite un'altra.
Radiant's middle tower has fallen. Per disprezzo per il verso loro, mi sa sono troppo facile. Radiant scattered. Gli stati addosso, mi fai prima la vita, poi dopo di che. Radiant's middle tower is under attack. Faccio rischiare che sia salito stesso. Radiant's middle tower has fallen. Tre frammento lunare. Questo è proprio quando si vada qua con poca vita. Che succede? Radiant's agent is under attack. Tanto un po' attivo questa satanica. Radiant's agent is under attack. C'è questo proprio. Cioè 10 giocatori, tutti 10 ragazzi, questa partita che partita praticamente perfetta, cioè in 11 minuti e 31 secondi chi fa meglio, diciamo, è difficile. Ok ragazzi, questo è tutto, domani vado a Romis e vediamo che cosa vedrò. Sicuramente andrò a cercare Abrazzo, che c'ha una stand là. Va bene? Alla prossima. Fatemi sapere se vi ha annoiato questo oppure se vi è piaciuto un pochetto, dai. Blocco tutto. Arrivederci alla prossima.